Volo silenzioso. E questo è il titolo del pamphlet scritto dal professor Luigi Pascale e presentato a Napoli al Politecnico durante il congresso dell'AI. L'ingegner Pascale, come pochi altri, rappresenta e incarna la passione e l'amore per il volo in tutte le sue manifestazioni. Infatti, nella sala Scipione Bob della Federico II, in un tardo e freddo pomeriggio di fine novembre, questo anziano signore novantenne ha intrattenuto brillantemente i tanti soci dell'AI, i numerosi ex suoi allievi e tantissimi studenti operatori del mondo dell'industria e della ricerca aeronautica napoletana, e ha corso alla presentazione del suo volume. Il professore è conosciuto nel mondo per la sua storia accademica e per i suoi successi professionali, come ricercatore prima e imprenditore poi nel mondo delle costruzioni aeronautiche. La sua passione per la tecnologia e le innovazioni ha contagiato generazioni di ingegneri napoletani che hanno avuto la fortuna di essere suoi allievi. La stessa passione che ancora oggi trasmette con semplicità e straordinaria comunicativa quando ha l'occasione di parlare di aerei, di tecnologie e di storia dell'industria aeronautica. Il professor Pascale, nel corso di una mezz'ora del suo intervento, ha parlato del suo libro, della sua magia e della magia del volo a vela, sua antica passione. Una lucida esposizione che ha esposto e con una semplicità coinvolgente, che come sempre ha trasformato in una lezione ricca di contenuti e riferimenti tecnologici e di informazioni spesso inedite e sconosciute per gli stessi specialisti. Un'esperienza unica per i presenti e per i giovani studenti che hanno affollato la sala Scipione Bobbio dell'università. Si schernisce quando gli si manifesta affetto e riconoscenza. Come spesso ripete, si ritiene solo una persona fortunata perché la vita gli ha concesso di vivere il lavoro che ha sempre desiderato. Il volo è sempre stata l'espressione del suo amore per la vita, con lo sguardo rivolto verso il cielo, e oggi rappresenta la sua vita vissuta, ricca di riconoscimenti e di progetti di successo, attraverso i quali si è espresso quella genialità che generazioni di progettisti aeronautici in tutto il mondo oggi gli riconoscono. E oggi che il professore, come lui stesso, a rilevare, sente il bisogno di scrivere per non dimenticare. Ma consapevole e sapendo che il suo percorso professionale e accademico è oggi un riferimento che consente di ritrovare fiducia, energia e speranza per il futuro a quei tanti giovani studenti che, come in passato, affollano le sue lezioni e i suoi rari interventi pubblici e che vivono il mondo e la passione dell'aeronautico con la sua stessa passione di oggi.